lontano ancora. Oh, molto bene. Pronto? 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 Adriano! Ciao! Ciao, come va? Bene! Maestro! Adriano, scusa una cosa, io ho preparato con te 10 domande. Mi sembra che non sia il caso di farne, sì, perché la situazione è un po' complicata. Sì, infatti, infatti. Ecco, volevo sapere solamente due cose. Cosa stai facendo? Io so che stai lavorando da tanti anni, ormai a 14 ore di serie di animazione, ma soprattutto cosa pensi della situazione italiana, che è così chiaro ormai, per cui tutto ormai sembra tutto risolto. È già tutto risolto con Renzi? Guarda, no, prima di tutto voglio dare un abbraccio telefonico a Ghezzi per questa televisione, che io mi ci rivedo molto. Ha fatto veramente una grande cosa. Anche se c'è stato un periodo, ecco, adesso lo vedo inquadrato, mi pare che c'è stato un periodo, Enrico, che sì, io forse non ti ho proibito di mettere delle mie immagini, o sbaglio, non mi sì, com'è sì, la storia? La storia è che tu sei stato il primo, poi anche Benigni e Nanni Moretti lo hanno fatto per diverse ragioni. Io sono sempre il primo. La tua ragione più teorica, devo dire, più interessante, nel senso che volevi tenere delle immagini che restassero comunque da subito tesaurizzabili, da altri, che non potessero girare liberamente, dovevano essere più rare. Io mi sono sempre chiesto, già allora, se tu non dai tuttora troppo peso alla televisione, fa ridere forse dirlo qua, fa ridere, però non sei d'accordo sul fatto che la televisione in realtà non è che non influisce quasi per nulla, ma può influire nei modi più imperscrutabile, come se trattasse di elementi che ancora non entrano nella tabella di Mendeleev. Non sappiamo nulla della televisione, forse vuol dire che sappiamo qualcosa, ma non trasmette nulla, non ci deve far paura questo nulla trasmesso. Beh, no, paura no, però la televisione, come tante cose, è un'incognita, e come tutte le incognite, per forza di cose hanno poi un peso. Sai, quella volta che io ti dissi che non volevo darti l'autorizzazione per mettere le immagini, pensa che mi dispiaceva, perché ho sempre amato la tua trasmissione, ma è perché io sono un po' un perfezionista, ma non soltanto su quello che riguarda me, la mia immagine, proprio in generale. Non so, per esempio, se io devo fare una cosa su Gad Lerner, è chiaro, se devo fotografarlo cercherò di fotografare la sua fisionomia nel lato migliore. Beh, solo per questo, è soltanto per un controllo dell'immagine, perché per esempio poteva benissimo andare così. Tu mi dicevi: posso mettere questa immagine? Io la vedevo, magari non mi piaceva, dicevo sì, te ne do una io che è migliore di questa, però forse il lavoro per te diventava complicato. È strana questa cosa, perché è curioso alla fine che noi abbiamo lo stesso problema, ma noi lo risolviamo facendo le stesse allora cose. Allora mi puoi da rispondere, anni. Come va la situazione in Italia? Ho capito, no, tu ti spiego, sì. Dalla telefonata che abbiamo fatto oggi eravamo d'accordo che io avrei fatto più o meno un discorso così politico, che poteva essere costruttivo naturalmente, no? Ma capisco però da come va la trasmissione, che è bellissima, perché mi sembra di essere tutto a un tratto, vedendo questa trasmissione, una sensazione strana. Mi sembra che siamo tutti rifugiati in una casa. Bello. Dove da un momento all'altro può suonare l'allarme perché arrivano i bombardamenti. Bello, grazie. Ed è bello, perché c'è questa solidarietà che forse da qui a un attimo qualcuno salta, non ci siamo più. Ecco, vedi, il cenno adesso mi sta già interrompendo. No, sto interrompendo, maestro, è che blobba le sue leggi. Io sto mettendo un sottofondo musicale mentre lei ci lascia con altre perle di saggezza. Stiamo per salutarci, ma volevo farlo con la musica, senza interromperla. Ah, bene, bravo. Grazie.